Benvenuti alla rubrica di Arte 20 News. Questa volta parliamo di educazione e siamo venuti presso l'Istituto delle Suore Mantellate a Pistoia per parlare con la preside Rita Pieri dell'attività collaterale a quello che è lo studio. Qui ci sono tre istituti, liceo scientifico, ordinario, scienze applicate e liceo classico. Però al di là delle materie didattiche, vogliamo conoscere perché sappiamo che c'è delle attività molto interessanti per la formazione degli alunni. Certo, la ringrazio di aver pensato a noi, di seguire su Suore Mantellate, la grande scuola nel centro, nel cuore della città di Pistoia. Abbiamo ereditato appunto un progetto bellissimo che abbiamo negli anni, arrivati noi, cercato di contestualizzarlo, ossia di inserirlo in quello che è il contesto contemporaneo in cui i nostri ragazzi vivono. E quindi è chiaro che la scuola non si ferma e non si deve fermare soltanto alle ore della mattina, alle ore diciamo prettamente didattiche, ma va oltre, perché il compito della scuola è giustamente non soltanto formare, ma cercare di educare i ragazzi. Quindi un'educazione e una formazione a 360 gradi. Le nostre attività sono numerose, quelle del pomeriggio, e sono tutte, direi, non solo apprezzate dai nostri ragazzi, ma molto stimolanti, e anche cioè, che cercano veramente di dare un contributo in più al loro essere, al loro diventare uomini e donne. Abbiamo per esempio il corso del cinema, che noi volgarmente chiamiamo cinema, sinteticamente chiamiamo cinema, ma in realtà è la realizzazione di un cortometraggio, che questo è tenuto dai ragazzi della secondaria di secondo grado, di primo grado, scusatemi, la secondaria di primo grado. E quindi i ragazzi delle medie, è tenuto dalla professoressa Tulini da tantissimi anni, anche questo non è soltanto molto partecipato, frequentato dai ragazzi, ma è un corso pomeridiano vivo, allegro, ed è bellissimo. Immagino dia molta soddisfazione. Ah, guardi, la inviteremo quest'anno alla presentazione del nostro cortometraggio, che è sempre veramente un'emozione, ma l'emozione nella settimana precedente, quando si arriva nell'attività pratica, no? E allora vediamo i ragazzi con i loro costumi che volteggiano nella nostra scuola ed è sempre veramente una cosa bellissima. Abbiamo poi anche questo altro corso storico, che sarebbe sul teatro, e questo invece è tenuto dalla professoressa Lenzi, e questo coinvolge i ragazzi della secondaria di secondo grado, ragazzi del liceo, sia dello scientifico che del classico. Questo è un po', anche questo è insieme al cortometraggio un fiore all'occhiello dei nostri progetti. Perché? Perché progetti storici, progetti partecipati, ma progetti anche poi danno veramente delle grandi soddisfazioni, non soltanto a chi li fa e a chi ci partecipa, ma a noi tutti, a tutta la scuola. Anche qui si conclude sempre con uno spettacolo teatrale, direi, bellissimo. Quest'anno l'abbiamo fatto al Manzoni, quest'anno non so dove lo faremo, e bellissimi teatri comunque della città di Pistoia. Abbiamo altri due progetti partiti invece quest'anno, molto giovani, nuovi, che educano, anche questi cercano veramente di educare i nostri ragazzi. Uno che è rivolto all'educazione civica, perché è un corso tenuto dalla professoressa Mistri che ci parla di cittadinanza, e quindi assolutamente contemporaneo, assolutamente attuale, assolutamente importante. E anche questo parte quest'anno, ma molto partecipato. E l'altro invece è che si caratterizza, secondo me, ad un liceo, è quello tenuto dalla professoressa Vezzani, che si intitola Filosofiamo. Cioè, e qui entra in gioco non soltanto la formazione e l'educazione, ma anche il nostro progetto di continuità, perché la professoressa con i ragazzi della quinta liceo, vestiti con la loro maglietta che hanno creato precedentemente, viaggiare e parlare di filosofia in tutti i nostri ordini, cioè in primaria, e anche da più piccolini, e lo stesso poi dalle medie e poi chiaramente al liceo. Ecco, questi sono momenti importanti di fare scuola e di stare insieme. E tra l'altro mi risulta anche che la scuola sia molto aperta agli interventi esterni quando ci sono iniziative in città su aspetti culturali. Sì, sì. Partecipiamo da sempre a progetti storici della città di Pistoia, come Dialoghi su Pistoia, come tanti altri insomma che ci sono, ma devo dire che
noi siamo veramente dei girelloni, cioè ci piace portare i nostri ragazzi anche fuori dalla scuola, perché siamo convinti che fare scuola non sia soltanto la lezione frontale, ma, o la verifica, ma sia assolutamente anche quello di farli, come dire, incuriosire, perché la curiosità muove il mondo. Bene, grazie preside e buon lavoro. Grazie a lei. Per conoscere ancora di più l'attività dell'Istituto Mantellate abbiamo un altro contributo della professoressa Cinzia Tulini che come vicepreside segue in particolare alcune di queste attività. Se non sbaglio, il cinema, vero professoressa? Esatto, il laboratorio di cinema. Laboratorio di cinema che ormai è arrivato quasi a 10 anni di vita, nonostante qualche piccola pausa dovuta al periodo del Covid, dove per ovvie ragioni non c'era data la possibilità di girare, quindi di andare a creare il prodotto finito, e che si è sempre avvalso della possibilità di avere dei professionisti del settore che hanno reso possibile la realizzazione tecnica, mentre la parte costruttiva, la parte organizzativa, quella del copione, della scelta dei ruoli e dei costumi, è totalmente in mano dei ragazzi, cosa che li affascina profondamente, che li porta a vivere questo laboratorio come casa loro, come un, non dico gioco perché ci mettono un impegno e una serietà tali che poi si dimostrano sul prodotto finito, ma sicuramente con il piacere della scoperta, con il divertimento, non con la pesantezza, quindi è un apprendimento dinamico, attivo, in crescita, che li porta anche a creare relazioni interpersonali più forti, a capire l'importanza del lavorare in gruppo. Quindi non è più solo cinema, non è più solo il cortometraggio, ma è lo stare insieme in maniera positiva e costruttiva. Un'ultima battuta, si dice che oggi si legge molto di meno, è anche un dato che purtroppo è riscontrato, ma però c'è anche un'attività che parte dalla scuola per invogliare Assolutamente gli sì. studenti a leggere. Sì, da quest'anno, seguendo anche le predisposizioni dei nostri alunni, ma anche dei nostri docenti, è nata anche la possibilità di un club del libro che va a essere un po' trasversale tra il biennio e il triennio delle superiori, ma anche gli ultimi anni delle medie, seguito dal professor Paccosi, dove i ragazzi, insieme ad altri professori che volontariamente stanno lì insieme a loro, scelgono un libro, si danno un tot di tempo per leggerlo e arrivano poi ad affrontarlo, portando ognuno il proprio contributo, perché ogni libro in realtà ha mille prospettive, quindi ci si trova spesso a confrontarsi su libri che sembrano quasi diversi, invece è sempre lo stesso, perché ognuno di noi porta in campo le sensazioni che ne ha ricavato. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie mille.